un background per gestire al meglio un team, e quindi può diventare un CEO, chiaramente. E gli elementi formativi che non devono mancare, questo è molto importante. Certo, certo. Io su questo sono dell'idea che, vabbè, innanzitutto imparare costantemente, sempre, è una cosa importantissima, essere costantemente informato, ma proprio andare alla ricerca di nuove cose da imparare, soprattutto, non so, se uno vuol fare il CEO, penso che sia molto anche, no, business related, nel senso che deve ovviamente capire bene queste cose, e lì ce ne sono parecchie da imparare, quindi una cosa ovviamente è leggere, informarsi, guardare video che possono essere utili, tutta una serie di fattori che uno deve sempre cercare di fare, no, per migliorarsi. E quello è il primo punto. Il secondo punto è che non so se sia più così importante consigliare un'università, almeno dal mio punto di vista. So che è una cosa un po' forte, diciamo, da dire, no? Sì, sì, guarda, però, io parli con una persona che non l'ha fatta. Io ho fatto un tecnico, mi sono buttato subito su questo mondo, quindi chiaramente non tolgo nulla all'università, anzi è un'esperienza di vita, secondo me ti cambia il mindset, però come dici tu, magari arriviamo a un momento storico in cui, diciamo, che fare altro, chiaramente non stare 3 anni a girarsi i pollici, ma fare altro può essere importante tanto quanto. Poi è opinabile, nel senso che assolutamente sarebbe da aprire un mondo su questa discussione, però mi piace questa cosa che hai detto, perché effettivamente non chiudiamo le porte a nessuno, e dimmi se sei d'accordo, se non fai l'università non potrai mai fare il dirigente, non potrai mai fare il responsabile, vediamo come va la vita, chiaramente devi valere tu, certamente. Certo, sicuramente se non fai l'università sono cose più complicate, diciamo, da fare, però alla fine sono delle idee anche che, se uno appunto si dà da fare, no? fa tanta esperienza, purtroppo prende anche un po' di schiaffi, perché secondo me, appunto, poi come ti volevo dire dopo, fare dell'esperienza è veramente importante, però appunto uno ce la può fare, non è più così fondamentale fare l'università, no? Come magari era il paradigma 30-40 anni fa, in cui dicevi esci dal liceo, devi per forza fare l'università, sennò non puoi trovare il lavoro, capito? Certo. Quello era un tempo. Adesso invece, nel senso, uno può fare l'università, alcune università top sono ancora oggi, nel senso, assolutamente, diciamo, lo standard, un qualcosa che se lo fai sicuramente ti trovano ottimi lavori. Certo. Però, per esempio, io mi sono trovato nella situazione in cui nell'università di Genova, che appunto è una buona università e tutto, però l'ho visto un po' come un ecosistema un po', per certi versi, arretrato, no? Per come stava andando il mondo. Certo. E poi invece, andando a fare esperienze, andando a vedere un nuovo mondo, nel senso, quando noi come Green Games ci siamo iscritti alla Smart Cup della Liguria, siamo riusciti a vincerla, siamo stati abbastanza bravi, poi siamo andati al Premio Nazionale di Innovazione, ero lì che dicevo, cacchio, queste sono esperienze che sto facendo personalmente grazie a Green Games, che però non so se con l'università avrei fatto, anche solo per trovare un posto lavorativo in futuro, nel mio caso, perché non è quello che voglio fare, però comunque ci pensavo e dicevo, cavolo, queste sono esperienze che ti possono aiutare sul curriculum, ti possono aiutare a fare un lavoro, e soprattutto quando vai, nel senso, a parlare di cose di business davanti a investitori o sul palco davanti a centinaia di persone, comunque, nel senso, ti stai un attimo, no, mettendo in un'ottica in cui devi dire, bene, questa è una cosa seria, non sono più, no, sui banchi. Certo. Secondo me l'esperienza è molto importante anche in questo, nel senso, se alla fine l'esperienza ti fa crescere per certi versi, sicuramente, ti fa imparare tante cose, e nel momento in cui uno parte da zero, deve fare esperienza, è complicato, ci vuole un po', prendi un bel po' di sberle, fai un bel po' di errori. Chiaramente. Io in questi 2 anni ne ho fatti una marea, ci ripensiamo sempre. Certo, non posso non chiederti, allora, fammi un esempio di un... Non dico che non deve essere grosso, ma un errore che ti ha lasciato il segno, che se uno ti dice raccontami uno sbaglio, quello me lo ricordo, vai. Allora ti dico uno che proprio mi ha segnato è stato quando, che infatti, nel senso, lo menziono sempre, è stato quando durante il lockdown, direi marzo-aprile, quindi poco recente, tempo fa, perché, recente. No, sì, ma perché appunto uno sbaglia continuamente, no? Giusto, idea. Assolutamente. Me li segno sempre, così posso dire, cavolo, la prossima volta non sbaglierò, devo capire dove ho sbagliato. Anche quella è la parte fondamentale.
bene, capire dove si è sbagliato. Assolutamente. Vabbè, praticamente eravamo stati selezionati come startup nella prima, diciamo, nella fase di interviste, quindi la fase subito prima della selezione, in questo acceleratore per startup alle Hawaii, che è uno dei top 20 degli Stati Uniti, ed è stato creato, diciamo, dal fondatore di Tetris. Ci siamo. Il settore era giusto. Una figata, era il mio sogno. Ti davano pure un investimento piuttosto importante per noi. Mm-hmm. E poi, vabbè, la Hawaii, chi è che non piacerebbe andare alla Hawaii? Quando vuoi partiamo, no. Assumi, mi vengo. Esatto, stavo già comprando la tavola da surf. Esatto. Quando appunto, durante il colloquio... Vabbè, oltre al fatto che erano le 2 di notte in Italia, però nel senso, comunque ho fatto un casino allucinante, nel senso che sono andato un po' nel panico. Questo qua era che mi faceva il colloquio, era molto, molto secco, e poi ho iniziato, per sbaglio, ho sparato un numero a caso sui nostri download e ho detto sì. Quindi ho raccontato per sbaglio tipo una mezza vogliata. Certo. E ovviamente sto qua deve andare aver fatto le ricerche, poi non siamo stati selezionati, peccato, perché per questo errore qua alla fine ho sentito anche un po' di responsabilità, no? Su tutto il team, su tutto quello che era il sogno dietro a questa cosa, su tutto, diciamo, le nostre speranze, anche il lavoro che avevamo fatto per arrivare lì, perché comunque quando fai queste cose devi, nel senso, preparartele bene. Certo. E lì ho capito che bisogna essere chiari, bisogna dire sempre le cose giuste, non farsi prendere dal panico, certo. e soprattutto che hai sempre una responsabilità su quelli che ti stanno accanto quando vai a fare queste cose del genere. Cioè, sei la spokesperson, non puoi permetterti di dire delle assurdità, quindi semplicemente questo è stato un errore, ma potrei citartene altri tanti, solo che questo è quello più vivo, proprio che appunto ho ancora la cicatrice qua, quindi. certo, poi beh, io credo che no, l'esperienza sia figlia degli errori, nel senso che l'esperienza positiva mi dice ah ok, sì, ho fatto bene, e poi magari lo rifaccio un'altra volta e mi accorgo che si può migliorare. L'esperienza negativa dice ok, questo l'ho fatto male, cambiamo, miglioriamo, e quella che secondo me tra le due forma di più, perché poi ti rimane più impressa il negativo del positivo, quello è un po'... Poi sono dell'idea che anche, nel senso, uno sbaglia, uno ha mille sfighe o cosette che possono accadere, certo. Però l'importante è continuare, cioè io per esempio la vedo sempre molto in un'ottica personalmente di questa cosa dell'acceleratore è andata male, io la settimana dopo, diciamo, che era successo quell'errore, ho iniziato a cercare a lavorare su un sacco di acceleratori, certo. Perché ho detto cavolo, qua ho fatto una figuraccia, e non posso lasciarmi con questa figuraccia, basta, no? devo farcela, quindi per me è anche motivazionale, però questa cosa è molto importante, cioè da un errore non devi uscire lo sconforto, che chiaramente c'è la tristezza, il senso di responsabilità, dici accidenti, ho affondato il team, ma deve essere il momento di dire sì, l'ho fatto, perché effettivamente magari è successo anche a me, dire accidenti, ho fatto una cosa che si poteva evitare, però deve diventare un ok, adesso mi ci metto il triplo magari del tempo, mi ci metto molto più concentrato, ho capito l'errore e la prossima volta non sbaglio più, no? Esatto. E quindi diventa monito per dire ok, andiamo, cioè abbiamo sbagliato, ci sta, via, si riparte e per un nuovo percorso, quindi questo è... Sì, ma poi giusto per aggiungere l'ultima cosa, poi nel senso, qualsiasi cosa tu faccia, se è la tua passione, gioisci per un fallimento, perché alla fine è un momento in cui, per quanto possa essere pesante, anche quello lo capisco, a volte può essere pesante, certo. È un momento in cui tu stai imparando un qualcosa di importante che, se riesci ad imparare bene, ti porterà allo step successivo, e quindi secondo me è molto importante. Per esempio c'è questa azienda di giochi che, vabbè, sicuramente molti conosceranno, Supercell, che ha fatto una startupina, giusto un'aziendina, certo. che loro per esempio hanno questo processo
l'universo di fare videogiochi che è veramente curioso, mm-hmm. che ci mettono tantissimo tempo, hanno un sacco di idee, tutta una serie di cose, però poi vanno a testarli sul mercato, alcuni, su mercati chiusi ovviamente, certo. no? non in tutto il mondo, certo. e a volte vedono che determinati dati, determinate metriche, statistiche sui giochi non rispettano il loro diciamo, minimo, che è comunque mm-hmm. molto molto ambizioso, molto certo. alto, e quindi li dichiarano in fallimento, li tirano giù, quando magari un team di 10 persone, 20 persone ci ha lavorato per un anno, due. Certo. E questo è di solito un grosso fallimento, ma loro festeggiano, loro fanno proprio delle feste, quando ci sono eventi di questo tipo, che è un grosso fallimento per tutto il team, fanno una festa con tutti gli impiegati, tutte le cose, che secondo me è un modo bellissimo di certo, vedere. E affrontare... Perché appunto la loro filosofia è fallimento, è un qualcosa da cui guadagneremo, certo. quindi ottimo, che assolutamente. Poi non so proprio se vabbè, poi alla fine non ce l'auguriamo mai, però nel male troviamo sempre l'insegnamento e l'esperienza. Ascolta, devo farti una domanda di rito, cioè quando è che hai scelto, perché è una scelta importante, di diventare CEO, imprenditore, mettiamola come si vuole. Se c'è stato un momento, perché magari è stato un processo, non lo so, per me è stato un processo, magari dimmi. Per me anche è stato un processo, cioè io non ho mai proprio detto, nel senso, sì, ho sempre avuto degli idoli, delle figure di riferimento che mi piacevano molto, che sapevo che erano CEO, però non ho mai detto voglio fare il CEO, nel senso, ma anche oggi lo faccio perché, nel senso, sono quello che va a parlare con le aziende, va a parlare in pubblico, certo. ci mette un po' più la faccia nei momenti, no, così, di apertura, però alla fine... Non mi reputo comunque il capo in cima e non vorrei mai farlo. Secondo me un modo figo di vedere il CEO in maniera smart, in maniera moderna, è più legato tipo a Zuckerberg, che è sempre stato all'interno di Facebook, per quelli che hanno visto proprio i dettagli bene della storia, è stato sempre una figura quasi timida all'interno del team, no? Certo. Non è stato un CEO che prende decisioni, proprio il frontman, ecco, pesante, non è mai stato, esatto, è stato frontman in un certo senso, e all'inizio ha avuto fatica perché certo. era una persona anche piuttosto timida, però comunque era uno molto introverso, secondo me ci sta, vederla in questo modo anche ci sta, e poi nel senso, quando alla fine ti ritrovi in un team e tu magari hai certe abilità che per esempio di parlare con le persone o anche una cosa che ti piace fare, e magari gli altri invece hanno abilità di altro tipo, alla fine è ovvio, come io per esempio non so programmare, è certo. ovvio che non potrei mai essere CTO, per quanto poi in realtà in una startup per esempio di videogiochi è molto più importante il CTO per certo, certo, chiaramente, perché manda avanti, certo. Esatto, quindi la mia non è stata proprio al 100% una decisione, è stato un processo che ti ha portato dove sei, così, ecco. E poi ne sono contento, è un ruolo certo. importante, ovviamente certo. hai molte responsabilità di altre persone, di tutto il team, però nel senso poi è importante vedersi alla pari, a meno che tu non sia certo, un Google, d'accordo. Microsoft, sono di questa idea. D'accordissimo. Ascolta, ti volevo chiedere, hai citato prima, no, il dire ci sono varie figure, e all'inizio parlavamo del dove c'è bisogno ci si inserisce, no? Credo che tutte le piccole aziende italiane e non abbiano questa necessità di spostare le risorse un po' dove serve, soprattutto le startup in cui, accidenti, c'è un problema da risolvere, tutti a capofitto sul problema, risolto quello si ristabilisce l'ecosistema, no? Ecco, io ti volevo chiedere quanto secondo te è importante la flessibilità in una persona che fa startup, cioè anche il mindset flessibile, si parla proprio di flessibilità sia di lavoro sia di ragionamento, quanto è importante dentro una realtà di questo tipo, e quanto è cambiata la tua idea di flessibilità da quando hai iniziato a fare il CEO, hai iniziato con Green Games, a questo punto? Sono dell'idea che sia importantissimo, nel senso veramente importante, devi essere sempre pronto a ricevere una notizia in un determinato momento che non ti aspetti, certo. ricevere una chiamata in un momento che non ti aspetti, ricevere un cliente con un problema, mille fattori, dipende da quello che fai, però tendenzialmente è molto importante. Io ti dico,
personalmente ho una storia un po' poco normale, nel senso perché sono partito già molto flessibile, che lavoravamo di sera, di notte, Spettacolo. tutta una Beh, guarda. serie di cose, quindi Certo. fino a delle ore assurde, tornavo a casa che non capivo più niente praticamente dal lavoro notturno così, però alla fine anche quello sicuramente faceva, anche quello è stato importante, essere da subito flessibili, poi è stato un giorno ancora più facile per quando hai tanti impegni, per quando hai quelle giornate o quelle settimane che veramente te ne vai molto tardi dall'ufficio, e però almeno te ne vai soddisfatto. Se tu Certo. avessi, diciamo, più rigidità, non porteresti a termine le cose, che poi generano un altro tipo di problemi. Quindi Cioè, alla beh, è fine, chiaro, secondo me, certo, assolutamente. poi ognuno, secondo me, è importante che si organizzi come meglio gli viene, perché c'è gente che si trova bene a essere proprio rigida e riesce a rispettare magari i tempi e non aver problemi nei loro schemi, no, di lavoro. E anche quello, se porti il risultato a casa, alla fine dipende semplicemente appunto da come preferisci. L'importante è il risultato. Certo, l'importante è puoi prendere la strada che vuoi, l'importante è arrivare dove il team si è prefisso di arrivare, certo. Ascolta, domanda opinabile, no, domanda particolare. Si è parlato di, mi hai appena detto tu appunto, lavoriamo fino a ore assurde, mi trovi d'accordo perché anche io tranquillamente si va proprio anche la notte, ma quello che volevo chiedere è... Qual è, cioè, cosa vuol dire secondo te il benessere dei tuoi soci, dipendenti, collaboratori, chiamiamoli come vogliamo? Nel senso che, ok, io sono il CEO, ho delle persone sotto e anche, sia quando inizi startup, sia quando sei azienda, devi pensare che comunque hai delle persone che lavorano con te e queste persone spesso dipendono in parte da te. Quindi cosa vuol dire per te metterli a loro agio nel lavoro e cosa vuol dire per te appunto creare benessere nell'azienda in modo che si possa lavorare al 100% delle proprie potenzialità. Ok, allora ti dico, secondo me il benessere è fondamentale, nel senso veramente importante. Come ti dicevo prima, le persone devono essere felici davvero di fare il lavoro che devono fare. Poi io fino a un po' di mesi fa ero più rigido su questo argomento, nel senso che ero più, diciamo, comunque sì, uno deve esserci il benessere sicuramente, gli uffici devono essere belli, ci devono essere i benefit per i dipendenti, avere una missione challenging nel confronto delle loro passioni, sicuramente una cosa importante, però ero anche dell'idea che poi, nel senso, bisognava Bisogna lavorare, no? quagliare, certo. Esatto. Assolutamente. Però ti dico, ultimamente ho un po' cambiato visione, non la vedo più, appunto, ho letto un libro molto interessante che si chiama Extreme Teams, che consiglio a tutti, e che appunto spiega come funzionano, come sono stati costruiti i team di Pixar, Netflix e così via. E devo dire che è piuttosto interessante, ma un po' aperto la mente su questo, perché appunto a volte lavorare meno e lavorare meglio fa davvero la differenza. E Assolutamente. se tu riesci ad avere più benessere, è più probabile che lavorerai meglio. Assolutamente. E quindi ho iniziato ad avere un po' più una visione su questa tematica. Poi vedendo anche le grandi aziende cosa stanno facendo al momento, come Google e Microsoft, che in alcuni paesi come il Giappone hanno ridotto a 4 i giorni di lavoro, mi viene da pensare che ci siano anche dei ragionamenti, no, dei test più profondi Certo, da fare. sulle metriche di lavoro. Quindi sono di questa idea. Secondo me i risultati sono importanti, però alla fine, se uno ha tutta una serie, no, di benefit, di benessere, e se la vive meglio e riesce a portarli ugualmente in meno tempo a casa, è ancora meglio, sia per i dipendenti che per l'azienda. Quindi sono anche ultimamente, appunto, ho assunto più quest'idea a Certo. riguardo. Certo. Poi è attuale, credo che il Covid abbia apportato delle modifiche al mondo del lavoro disastrose dal punto di vista economico, però forse un po' futuristiche dal punto di vista di smart working, flessibilità, accidenti, se io non controllo 8 ore al giorno, gli sto sul collo, il mio dipendente lavora comunque, ce la fa a portare avanti i suoi compiti lavorando per obiettivi, e anche questa è una cosa che in molte aziende non viene ancora attuato, quindi dire tu hai 8 ore al giorno di lavoro, decidiamo insieme quanto ti porta via un obiettivo da raggiungere e poi vai, lavora magari, chiaramente ci sono dei lavori in cui non si può fare perché sei un customer care,
care, devi comunque avere, non so, una reperibilità al telefono, per dire, perché se il cliente mi chiama devo rispondere. Però sono dei lavori, certo, in cui il lavoro per obiettivi può essere può essere motivo, no, di miglioramento per i propri dipendenti. E abbiamo anche visto il problema dell'overworking, quindi attenzione, io sono in smart working, non l'ho mai fatto, attacco alle 7 mentre faccio colazione, non pranzo, non ceno, comunque pranzo mentre lavoro. E questo è classico, secondo me, di tutti i CEO del mondo, cioè tutte le persone che hanno voglia e passione di lavorare, no? Perché alla fine è molto importante anche che si mescolino queste cose. Quindi se il lavoro è una passione, non lavori, ma fai una cosa che ti piace, e quindi farlo anche 10 ore al giorno non ti ha problemi. Però attenzione, perché poi, no, dicevamo, c'è proprio l'overworking, quindi il lavoriamo troppo e magari lavoriamo anche senza passione, lavoriamo troppo per obbligo, lavoriamo troppo per... Quindi è l'equilibrio da trovare, no? Dimmi se sei d'accordo, tra il benessere, gli obiettivi, l'azienda, deve stare tutto su un piano del... Il dipendente è contento, lavora molto bene, e l'azienda fattura molto bene perché il dipendente lavora molto bene. Questo è un po'... Certo, sono d'accordissimo. Secondo me poi, proprio anche un po' per esperienza, noi abbiamo vissuto un po' una situazione di overworking, nel senso che... appunto durante lo scorso lockdown abbiamo avuto alcuni problemi e quindi abbiamo dovuto, nel senso, lavorare molto, certo, e a un certo punto, non vedendosi in questa situazione un po' così quasi, certo, no, paradossale per certi versi, andata via un po' la passione, un po' la cosa magica che ci legava, certo, chiaramente. E a quel punto ci siamo ritrovati a lavorare tantissimo in questo modo. Dopo 3 settimane abbiamo iniziato un po' a perdere i pezzi, no, del team, e poi abbiamo dovuto ricostruirli, e va bene, fortunatamente è andato tutto bene. Però appunto questo per dire che io per esempio ho una situazione che ho vissuto e fa male, lascia poi degli strascichi, è complicata, certo, da rimettere a posto, quindi sicuramente non fa bene. Assolutamente d'accordo. Ascolta, andiamo in chiusura e ti chiedo, questo è difficile, tu 3 anni fa, ok, mettiamo, sei in università, non hai ancora pensato a Green Games, non hai ancora pensato al tuo futuro da imprenditore, sei un universitario che al primo anno di università dice, proviamo economia, no? Oppure i miei sono contenti che vado a fare economia, mi butto. Cosa diresti a te stesso di X anni fa? Quindi quando ancora prima, no? Prima iniziare l'università, proprio quando secondo te adesso tu avresti dovuto prendere una decisione che magari non hai preso, cosa, se lo potessi incontrare, cosa gli diresti? Cioè, attenzione, fai questo, oppure fallo, è un'esperienza, poi cambierai idea. Quale consigli gli daresti? Allora, sicuramente gli darei il consiglio di iniziare subito a capire qual è la tua passione, la sua passione, perché io ai tempi, per esempio, ero un po' in questo momento un po' perso, che non sapevo, certo, forse anche tanti ragazzi, no, si troveranno in questo momento, che non sai bene cosa fare, hai quelle idee, hai i genitori che ti dicono questo, certo, non sai bene, ci ho messo per esempio tanto io a capire cos'era la mia passione, anche se in realtà ce l'avevo già in mente, quindi secondo me la cosa è identificare bene la passione, nel senso anche di identificare bene il proprio sogno, la propria ambizione, certo, quello che uno vuole fare, e poi rimboccarsi le maniche e mettersi a fare le cose seriamente, no? Mettendosi proprio bene. Poi ovvio che se anche la tua passione ci riesci molto più facilmente, come dicevi tu prima, nel senso, no? Certo. Ci lavora anche bene e quasi non se ne accorge. E secondo me appunto quello che mi direi è principalmente questo: sii ambizioso, inizia subito ad identificare la tua passione il prima possibile, prima lo fai meglio è, perché sennò rischi di fare un tot di anni della tua vita che appunto non rappresenta la tua passione, certo, e poi devi recuperarla dopo, che è un altro paio di maniche, certo. Assolutamente d'accordo, certo. Tempo passa per quindi, tutti. esatto. E quindi principalmente l'idea è questo. Esatto. Assolutamente d'accordo. E invece, domanda di chiusura, noi siamo, io conosco tanti ragazzi del Politecnico di Milano, per mia fortuna, perché mi piace sempre confrontarmi con loro, ma come tutte le università, per carità, io siamo molto giovani, quindi ci sta anche uscendo per la birretta, diceva, si parlano. Che consiglio daresti, supponiamo, universitario, esce dall'università,
Quindi è ingegnere, dottore, quello che ha studiato per passione, si spera, e vuole fare l'imprenditore, vuole creare qualcosa di suo, a tutto tondo, quindi coinciso, ma parlando della parte economica, parlando della parte del team, parlando della parte proprio i consigli che daresti per iniziare questa avventura da CEO, da co-founder, da iniziare questa avventura comunque in autonomia. È complicato, se bisognerebbe scrivere, se c'è gente che scrive dei libri. Assolutamente. Pochi minuti. No, sicuramente una cosa importante è essere molto ambiziosi, molto concreti, pragmatici, nel senso puntare ai risultati, avere dei piani per arrivare ai risultati, non avere un sogno, un'ambizione e basta, poi vabbè andiamo a caso, in qualche modo la raggiungiamo, no, avere un piano ben preciso, e parlare molto con le persone esterne, farsi dare dei feedback, provare in tutti i modi a raggiungere anche persone con molta più esperienza per farsi dare dei feedback, quella è una cosa molto molto utile, fondamentale, e poi alla fine una startup, le cose importanti, veramente veramente importanti, a mio parere, poi ognuno c'ha la propria visione, sono due o tre, nel senso la prima è il team. Se tu non hai le persone giuste, potrai avere il piano migliore del mondo che non funzionerà, quindi stai tranquillo che devi trovare le persone veramente che lavorano duro, certo. con le tue stesse idee, quindi quella è una cosa, e l'altra è il prodotto. La cosa che fai deve risolvere un problema per le persone o per le aziende o per il tuo cliente ideale, cosa fondamentale. Se non risolve un problema, 80% non funzionerà, a meno che non sia tipo un gioco o un'altra cosa così. Sicuramente fare una cosa che un prodotto, avere un prodotto che le persone, diciamo, hanno voglia di parlarne, quello l'amici. Quindi quel prodotto che tu vai dall'amico e dici wow, guarda che figo Uber, che mi ordino il taxi così dal telefono e pago tutto digitale, quella è la cosa che fa che deve coinvolgere il cliente, deve coinvolgere Più che altro, per esempio questa è una cosa che dicono sempre a Y Combinator, che se una startup non ha quell'elemento è molto difficile che funzioni. Poi un altro consiglio che do è, nel senso, fare startup ti fa fare un sacco di esperienza, quindi anche se fallisci comunque hai guadagnato tantissime cose, però quello che anche dico io, devi essere a conoscenza del fatto che c'è questa possibilità, certo, assolutamente. Quindi devi saperlo, quello devi saperlo, e anzi ti deve spronare a fare di meglio, a essere una di quelle 1 su 10. Certo, assolutamente. O se sei di quelle 8 su 10, dire ok, attenzione, 9 su 10, dire abbiamo chiuso, dove abbiamo sbagliato, ci vogliamo riprovare, e nel caso, se davvero si dice abbiamo cambiato, riprovarci, come dicevamo prima, l'errore può essere sempre un punto di partenza. Ovvio che ci sono dei limiti economici, dei limiti di tempistiche, dei limiti familiari, ci sono ovviamente una serie di problemi che però, ragazzi, se si fa gli imprenditori, ci saranno tutta la vita problemi, imprenditori è 9 problemi, una cosa così. Assolutamente. Un mio collega mi diceva sempre, fintanto che sei dipendente non esistono i problemi c'è solo quando sei imprenditore, no? Che, diciamo, vista un po' in maniera, no, chiaramente metaforica, è vero, nel senso che il dipendente effettivamente va lì, lavora, benessere l'azienda sì, però alla fine lui lo stipendio ce l'ha sempre. L'imprenditore è accidenti, virgola, cioè dobbiamo guadagnare lo stipendio, nel senso che se non arriva non arriva, purtroppo è così, certo. Va bene, ascolta Alessandro, io ti ringrazio davvero tanto di aver partecipato a CEO. Niente, vuoi chiudi tu dicendo un tuo mantra, una frase che ti piace, quello che vuoi. È dura questa, questa no, vabbè, io sono un grande fan di Steve Jobs, quindi dico sempre no, stay angry, stay foolish, pensa sempre che il tuo tempo sia limitato e come sfruttarlo al meglio, no? Come lui diceva sempre, ogni mattina ti devi svegliare e pensare che sia l'ultimo giorno, ultimo giorno, così è eccessivo secondo me, perché metto un po' d'ansia, però pensaci che la tua esistenza è una e devi sfruttarla al meglio. Quindi, certo. Va bene, allora consiglio del giorno è sfruttare il tempo, assolutamente, bene il tempo, al migliore dei modi. Va bene Alessandro, io ti ringrazio di aver partecipato e ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ciao, ciao Alessandro, ciao a tutti. Ciao.